Ciao ragazzi, eccoci qua in questo nuovo video. Io sono Loni One e in questo video vi porto qualcosa di particolare. Partiamo dal presupposto che è sempre un video dall'Inghilterra, un vlog dall'Inghilterra, quindi troverete sempre gente che urla, molte battute, tanti saluti, scene spoiler di video precedenti e futuri. Vi invito a guardare tutta la playlist. E per coloro, per quelli dell'Inghilterra, per i ragazzi che hanno partecipato alla mia, alla vacanza studio con me, vi avverto che questo video contiene bei ricordi, e facciamo tutti sentimentali e adesso ci mettiamo a piangere. Come avrete già potuto notare dall'intro, semplicemente c'è noi che balliamo What Makes You Beautiful di One Direction, e poi Dead Power di Justin Bieber e Will.i.am. Ormai la conoscerete già sta canzone, perché l'ho cantata al concerto della scuola del 9 maggio. Che palle, voi direte. Ok, sì, mi sto facendo pubblicità da solo, sinceramente. E dunque vi spiego un po' perché ci siamo messi a ballare queste cose. Un'attività prevedeva il recitazione, diciamo così, di scene inventate da noi con il video di una canzone non inventata da noi, ma una canzone a scelta. Allora, tutti gli altri gruppi hanno fatto dei bellissimi video, poi arriviamo noi che non vogliamo fare assolutamente niente e decidiamo di prendere un ballo, una canzone da Just Dance e di ballarla così. Invece c'è un video, ci sono dei ragazzi, sono stati bravissimi, che hanno fatto la parodia di Smoke Weed Every Day. E io vorrei farvi vedere qualche spezzone, ma nessuno mi ha passato il video perché sono tutti gelosi delle loro creazioni. Comunque è stato fighissimo. C'è questo video con i filtri verdi, ovviamente l'erba, sai com'è, no? Smoke weed every day. E ci sono questi ragazzi tra cui Giuseppe, un group leader, che si mettono a fumare pezzi, cannoni di carta, proprio carta, pezzi di carta, e poi che fanno così, come smoke weed every day. Vi lascio qualche video. I'm a
Alto là, sudore! Abbiamo allora quella stessa sera, credo, probabilmente sì, siamo andati in discoteca, abbiamo fatto una festa, abbiamo fatto dei giochi e in questi giochi si andavano ad indovinare persone, eroi, personaggi della Marvel e eccetera, quindi non solo della Marvel ma supereroi in generale, quindi anche le super chicche, e ci hanno dato praticamente un foglio cui dovevamo annotare i nomi di questi supereroi che vedevamo allo schermo o al proiettore. Poi che altro abbiamo fatto? Abbiamo fatto la Chubby Bunny, la sfida dei Chubby Bunny, in cui io ho perso contro Alice. Cioè, perché ho vomitato Chubby Bunny sopra la mia camicia nera. Quindi vomito di Chubby Bunny, perché non riuscivo a... Poi c'erano due ragazzi, ossia Erika e Davide, che hanno provato a prendere con i bastoncini per i dei cinesi, i, come si chiamano? I Yememans. E poi c'era un altro ragazzo, che non so se, se gli ho scattato delle foto, c'era un altro ragazzo che doveva mangiare dei biscotti inglesi che apparentemente facevano schifo, tant'è che questo, a questo gli facevano schifo. Lo schifo, ho assaggiato io, che sono proprio uno che non mangia niente, ma erano buonissimi. Tant'è che ho detto, li ho distribuiti a tutti quanti, guardate, questi sono i biscotti più buoni del mondo. Va bene, erano cracker, cose del genere. Poi che altro abbiamo? La cavallina. Dunque c'è stata la cavallina, ci sono state altre sfide come quella dei post-it, in cui chi si attaccava più post-it in faccia vinceva. E poi che altro abbiamo? Quindi queste cavalline, in cui le regole sono dettate da inglesi, dagli animatori inglesi, perciò se ci sono frasi dette da loro ve le traduco per chi è ignorante in materia come me, d'altronde, però lasciamo stare. E tra l'altro ho registrato un video in inglese completamente che uscirà tra due settimane, sì, tra due settimane, e praticamente la serata di karaoke alla in discoteca, registrato completamente in inglese, anche la parte finale in cui dico iscrivetevi, tutto in inglese, ed mi è piaciuto comunque, dato il mio inglese forbito, non ho saputo dire molto, e nient'altro, proprio forbito, forbito. Lasciate un mi piace alla mia pagina Facebook Lorien One, alla mia pagina Instagram NikitizLorien One, al mio profilo Twitter Lorien One, e poi iscrivetevi al canale ovviamente qua.
e lasciate un mi piace anche al video, commentate, condividete e noi ci rivediamo venerdì prossimo alle 4. Auf Wiedersehen.